Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati e bentornate sul Games Channel. Ciao Glottis, sei sempre molto molesto quando sei sopra il tuo carro con le tue urla. Allora, vi ricordo un attimino quello che dovevamo fare. La nostra meta, il nostro scopo è quello di, in realtà, madonna, l'audio è terrificante, mixato male, fortissimo. È quello di andare qui, verso nord. Manny, questa è una carretta da strada, non un 4x4. Non abbiamo l'omologazione per questo tipo di strade. Bisogna, a sto punto, trovare l'omologazione. Ok, scendiamo dal carrozzone. Io vi ricordo quello che abbiamo fatto nello scorso episodio. Eravamo andati verso nord-ovest, ovvero verso quella parte in fondo, su. E lì abbiamo trovato una zona piena di ingressi. Una zona problematica, perché non c'era possibilità alcuna di trovare quello corretto d'ingresso. Guardate un po' cosa accade se interagiamo con questo cartello. Possiamo prenderlo. Questo cartello sembra puntare verso Rubacava. Ottimo, perché è quella la nostra direzione. Però, se noi proviamo a posizionarlo tipo qui, vedete? Quello che accade è che ci viene indicato un percorso, una zona. State incominciando a capire? Portiamo sto cartello verso proprio quella zona problematica di cui vi parlavo prima. Questa qua. Posizioniamolo qui. Ok, dobbiamo andare verso sud-ovest, la parte all'angolo sinistro, dove stava andando Manny, verso quella zona giù. Ora, giusto per rimembrare un po' quello che accadeva, se noi entriamo qui ad esempio, vedete? Quello che accade è semplice, torniamo sempre al centro, torniamo sempre all'inizio. Entriamo qui, ok? Ora, il cartello ci indica verso questa parte qua. Oh no. Oh no. Sempre qui siamo tornati. Cosa sbaglio? Allora, riprendiamo il cartello. Devo dire che qui io ci ho perso parecchio tempo. Tra cartello, vie, parecchio tempo. La foresta pietrificata è la zona, secondo me, meno riuscita, meno bella di Grim Fandango, perché gli enigmi non sono stupendi, devo dire, non sono proprio intuitivi, e inoltre c'è la mancanza di NPC. Gli NPC rendono grande questo gioco, secondo me. Ha il suo fascino questa zona, però ora ci indica la direzione iniziale. Dai, diciamo che indica qui. Ora, tornare all'inizio in un'altra zona non mi sembra fattibile. È chiaramente un errore. Andiamo qua. Niente. Incominciate a capire? Mi ci faccio arrivare subito. Rispostiamolo. Mettiamolo a questo punto qua. Mi sta prendendo in giro? No, ragazzi, in pratica questo cartello non indica la via corretta da prendere, indica il punto esatto in cui posizionare il cartello stesso. In questo caso, dove ci troviamo in questo momento? Qui, sopra questa macchiolina. Me lo ricordo molto bene perché ci ho passato tanto, tanto tempo qui. Dannazione. Ok. Qua. Sentite? Le cose cambiano. E Manny giustamente scappa. Tombola. Però c'è, cioè, è tutta una figata. Trovate troppo belle, troppo, appunto, fighe.
È un immaginario questo dannatamente affascinante. Allora, saliamo sul carrozzone di Glottis. E andiamo lì. A guadagnarci questa omologazione. Brutta strada, troppo brutta per il vagone d'ossa. Allora, c'è una chiave qui in basso a destra, fateci caso, sopra il cartello. Sembra una specie di cartello di avvertimento. Osso dopo osso, tutto ti strapperanno e un trono umano con te costruiranno. Il dentuto re poi si siederà su, ciò che un tempo era te, ma or non è più. Questa chiave schiude dell'inferno le porte, o saggio errabondo, non sfidare la sorte. Io direi di prendere la chiave. Come al solito, un plauso agli sceneggiatori, perché a livello di scrittura... Non posso lasciare qui una vecchia chiave. Questo videogame è incredibile. È poesia pura per me. Ok. Chiave presa. Dentuto re. Porte dell'inferno. Ottimo, no? Cosa può andare storto? Allora, vai Manny. Qui è sempre complicato interagire col mezzo, perché l'inquadratura è quella che è. Andiamocene. Vai. Perfetto. Ora ci rimane da visitare la zona qua. Hijo le mano, che razza di coltivazione di alberi di Natale è questa, Glottis? Glottis? Manny, dà un'occhiata a questa carriola. Con un paio di ruote extra large dietro e un motore due tempi da tagliaerba, potrebbe diventare un fantastico go-kart. Allora, quella carriola ci servirà, e come, se ci servirà. Il nostro scopo è quella di posizionarla sopra a queste tubazioni. Ma adesso, prima, chiediamo un attimo a Glottis. Cosa sarà mai quell'albero in fondo? Glottis, cosa stanno facendo a quell'albero? Oh, ragazzo di città. Lavori tutto il giorno in un grattacielo di 60 piani, ma non ti sei mai chiesto di cosa è fatto. Il midollo di questi alberi, Manny, lo estraggo. È come cemento. È per questo che la città si chiama El Midollo? Non ci ho mai pensato. Forse sì. Direi proprio di sì. Ok, questa è l'ore, ragazzi, è l'ore. Ora, interagiamo con questa leva. L'interruttore è alzato. Abbassiamolo. Oh, attento, Manny. Con il bilanciatore armonico disabilitato, quelle pompe potrebbero spaccare l'albero. Ma... oh... se abbattiamo l'albero, quelle pompe usciranno di sede e potrei costruire delle sospensioni per il vagone d'ossa. Ottimo, allora. Aspetta. Provo a sbilanciare la ruota con questi pesi. Questo la farà cadere sicuramente. Ora, ragazzi, non riuscirò a resistere, vi avviso. Ok, dammi solo un secondo per bilanciare queste cose. Sì, come no. Manny, cosa stai facendo? Oh, che meraviglia. Il divertimento, non è successo ciò che speravo. Poveraccio, poveraccio Glottis. Ok, dai. Oh, è adorabile, è adorabile. Scherzo da prete, Manny. È stato un incidente. Ho urtato l'interruttore con il gomito. Oh, ok! Quanto è bonaccione lui, che ci crede subito. Allora, noi dobbiamo bilanciare al meglio comunque quelle pompe, ok? Quelle che si muovono lì al ritmo. Bisogna
bilanciarle. Cioè, dobbiamo avere tutti lo stesso movimento. O quasi. Adesso vediamo. Farò un po' di tentativi, quindi ci metterò un po'. Allora, vedete, quelle di destra adesso si muovono correttamente. Adesso devo bilanciare quelle di sinistra. Ecco fatto. Bene. Ci sono riuscito subito. Benissimo. Ora attiviamo la leva. Glottis andrà su. Ehi, mentre tu lo tieni spento, provo a spostare quei pesi un'altra volta. Quanto è bello. È inconsapevole anche. Questa volta niente pasticci, Calavera. Come no? Questo sarà il titolo, vi avviso. Manny! Hai promesso! Sarà il titolo al 100%. Fatta però. Manny, fino ad ora abbiamo strisciato sulla terra come topi. Ma d'ora in poi voleremo in alto. Come aquile. Sì. Come aquile saltellanti. Mamma mia. Sempre più modificato. Che sollievo. Mi stavo giusto preoccupando che la nostra auto non fosse abbastanza appariscente. Salta su o soffri di vertigini. Spaccone. Ora possiamo. Omologazione trovata. Andiamo. Ok. Buono, Glottis. Ho la sensazione che dall'altra parte del cancello ci sia qualcosa di molto specifico. Ricordiamoci di quello che abbiamo letto prima, no? Redentuto, eccetera, eccetera. Manny! Cosa stai facendo? Sai che cosa c'è dall'altra parte del cancello? L'uscita dalla foresta. Demoni castori, Manny. Oh. Ti trasformeranno in una diga. Rilassati, Geppetto. Non sono fatto di legno. Manny, quelli non usano il legno. Direi di no. Guardate, ragazzi. Guardate quante ossa. Ah! Ma noi... non ci diamo per vinti. Allora, quello che bisogna fare, qui c'è l'enigma più brutto o più strano di tutto il gioco, è quello di prendere almeno 3 ossa. Ci sono 3 castori, vedete? Anche 4. Però a noi ci bastano 3 ossa. Questo perché già ce lo so. Poi, quello che ci tocca fare è andare verso questa direzione e interagire con il lago. Guardate un po' quel castoro. Viene qua, no? Si mette lì in cima. Ragazzi, qui davvero io mi stavo per arrendere. Tanto che in realtà qui, lo ammetto, ho usufruito di internet. Questa è stata la prima volta in cui in Grim Fandango ho dovuto ricorrere a una soluzione esterna, ok? Me ne vergogno, ma ce ne sono state altre 2 oltre questa. Buttiamo l'osso, perché non è solo questo, Bam. Lui viene qui. Prendiamo adesso l'estintore. Per attivare l'animazione, se non sbaglio, mi tocca fare così. Guardate, Ripetere questo per altre 2 volte. Sì, fatta così sembra facile, ma... no, non è per niente intuitivo. E oltre a questo, potevano evitare di metterci 3 castori, perché poi diventa ripetitiva e lenta come cosa. Ok.
Bene. Dai. L'ultimo. L'ultimo castoro. È quasi fatta. È quasi fatta. Stiamo per raggiungere Rubacava, ragazzi. E non vedo l'ora. Ultimo osso. L'audio, come so, da me fa impazzire. Le musiche sono troppo alte, anche se le abbassi non cambia nulla. Però il sound design lo apprezzo. Ok. Castori terminati. Guardate quanto è inquietante, no? Sulla sinistra, tutte quelle teste. Guardate la tristezza di alcune di loro. Sono fermati qua. Questi poveracci hanno tentato di raggiungere Rubacava. Purtroppo non sono come noi. Tanti altri ce l'hanno fatta, Però in molti si sono fermati qua. In moltissimi. Anzi, proviamo a interagire un attimino con il ponte d'ossa. Quindi con Re Dentuto si faceva riferimento proprio ai castori. Questi mostri hanno costruito una diga di ossa umani. Se provo ad andare a piedi, che succede? Cosa dice Manny? Sono sicuro che questa strada conduca fuori dalla foresta. Ma non credo che a piedi andrò molto lontano. E poi come potrei andarmene senza Glottis? Oh, che dolce che è. Ok, torniamo da lui. Ah, però, come fa a passare qui il carrozzone? C'è un vecchio lucchetto in questo cancello. Abbiamo bisogno della chiave. È la chiave delle porte dell'inferno, se non ricordo male. Fatto. Questo cancello è enorme. Mi serve Glottis per aprirlo. Non mi piace mettere sotto la gente, Manny. Non possono accorgersene. Sono morti. Anche tu sei morto. E non mi piacerebbe metterti sotto. Questo perché tu e io, Glottis, siamo amici. Oh, Manny. Oh, veramente. È fatto. Ehi là! Miss Colomar! Siamo qui per salvarvi! Ehi, molla il clacson, stanno dormendo tutti! Ma io ho voglia di correre! Quando vedranno la mia auto saremo la favola della città, eh? Hai ragione, dobbiamo trovare un posto per nascondere questo baraccone ambulante. No! A proposito di nascondere, chissà se Mechi è già qui. Vado a vedere cosa posso trovare. Non è male questo posto. Ha del potenziale. Anche sta frase. Ha del potenziale. Bellissima. E Glottis, il solito cazzone. Bambinone. Ok, finalmente un po' di pace. Glottis è tanto simpatico, ma mamma mia che casinaro che ha. Tra le sue urla e il rimbombo di quel mezzo. Bello, cafonissimo, mi piace. Però, santo cielo. Ora, guardate che bel posto. Sentite la calma che c'è qui. C'è molta nebbia, guardate in basso a destra. Molta nebbia. Ora qui stiamo per incontrare comunque una vecchia conoscenza. Ve lo ricordate lui? Ma sì, è Celso. Il primo morto che abbiamo spedito, che abbiamo mandato via dal nostro palazzo. Quello che abbiamo visto nell'intro di gioco proprio, no? A cui abbiamo dato quel bastone con danno di bussola. È lui. Questo tipo mi sembra familiare. Certo che lo è. Mr. Flores, sono pronto per portarla via. Manny Calavera, siete voi. Non eravate più alto? Già. Effettivamente, quando noi ci mettiamo il vestito da morte, insomma, indossiamo quei tramboli. E Manny, effettivamente, agli occhi loro appare molto alto, molto più inquietante. Noi stiamo sì cercando Mercedes Colomar, però sono troppo curioso. Cosa ci fai qui? Cosa fate qui? Se davvero volete saperlo, si tratta di mia moglie. Mi è giunta voce che sia passata di qui non molto tempo fa e che stessi attraversando la terra dei morti a piedi. È risaputo che tutte le anime perdute passano da Rubacava, così sono venuto qui ad aspettarla. Ok. Dovete amarla davvero, Celso. Sì,
È vero. Naturalmente si è anche portata via tutti i miei soldi. No. Come sapete che vostra moglie non sia già arrivata e ripartita? Oh, Manny. Se fosse arrivata per prima, sicuramente mi avrebbe aspettato. Oddio. Mi fa molta tenerezza. Vi aiuterò a trovare vostra moglie. Che tipo è? Oh, ecco qui. L'ho presa al DDM e ne ho fatto delle copie da distribuire. Non la trovate notevole? Deve essere stata una bellezza con la pelle addosso. Non sembravamo fatti l'uno per l'altra. Va bene. Conoscete un buon posto dove stare in città? Sì, chiediamoglielo. Conoscete un buon posto dove stare in città? Dipende da quanto potete spendere. Più o meno qualcosa vicino allo zero. Allora, giovanotto, è ora che iniziate a cercarvi un lavoro. Ok. Non potete trovarmi un lavoro qui. Sapete fare qualcosa? Vendere. Beh, ciò vi qualifica per una posizione di rilievo, ma abbiamo un solo straccio per pavimenti. Sto cercando una donna chiamata Mercedes Colomar. Nessuno con questo nome è passato di qui, potete credermi. Anch'io sto cercando qualcuno e osservo con molta attenzione il via vai in città. Va bene. Bene. È meglio che vada a vedere cosa stanno facendo gli altri miei clienti. Se lo dite voi, Manny. Guardiamoci un attimino la foto di sua moglie. È la moglie di Celso. Non credo che con la pelle addosso migliorerebbe. Manny, mannaggia a te. Spietato. In realtà a me sembra piuttosto carina e elegante, soltanto che... peccato risulti essere una stronza. Allora. Abbiamo incontrato Celso. Mi ha fatto tanto piacere. Perché a me sembra in realtà un bravo uomo. Ora ce ne andiamo invece... nella zona qui in basso a destra, vedete? C'è una sorta di piazzale. Una zona ampia, perlomeno. Vediamo che accade. Oh, Cristo! turisti. Ragazzi, lui è un grande, eh. E lui è un grande. Stai attento a dove metti i piedi, straniero. Rubacava non è più quella bella città di mare che era una volta. Bene, bene, bene. Sembra che abbiamo un nuovo vascello in città. Scusami, vado a dare un'occhiata. C'è, ma... io, boh, non lo so, trovo tutto ciò magico, ma quanto è meraviglioso. Sarà che il doppiaggio, niente, c'è niente da fare, è pazzesco. Beh, in realtà è quasi tutto di serie, con qualche piccola modifica qua e là. Cos'è che fa quel rumore? Turbo o linguette di plastica tra i raggi? Ho sempre desiderato uno di quei giubbotti. Ok, parliamoci. Sentivo questo strano fischio. Un rumore metallico, hai presente? Cercavo e cercavo, ma non riuscivo a capire da dove venisse finché non siamo arrivati qui. Era lo spinterogeno? No, era Manny dietro di me che urlava come un gatto legato a un missile terra-aria. Questa è fantastica! Divertente. Ehi, Manny, il capo cantiere Velasco dice che ha un bacino di carenaggio dove nascondere il vagone d'ossa per un po'. Non possiamo lasciare questa bellezza fuori nella nebbia, o le cromature si arrugginiranno. Arrugginire? Oh. Hai sentito bene, Manny? Voi due vi fermerete a Rubacava per un po'? L'idea è quella, in realtà. Effettivamente, guardate che bestione che ha messo su ormai Glottis. Guardate il motore. Le cromature. Va bene. Allora, cerchiamo di conoscere un pochettino questo capitano.
Questo personaggio sembra avere molta esperienza. Guardatecela sulla sua postura, la sua posizione. Che bello che è. Ok, vediamo. In realtà sono qui per Mercedes, direi di chiederglielo subito. Siamo qui per cercare una donna chiamata Mercedes Colomar. Non ho buona memoria per i nomi. Aveva qualche segno particolare? Cicatrici, tatuaggi? Non che io sappia. Come ho detto, sono bravo con i nomi, come tu a orientarti nella nebbia. Quindi noi siamo caduti sotto a causa di quella forte nebbia che c'era sopra, va bene? Per questo prima vi ho fatto notare tutta quella foschia. Come fai a orientarti con questa foschia? Quando hai girovagato per queste banchine a lungo, quanto me, pellegrino, sei in grado di capire dove sei dall'odore del mare, dal suono della sirena per la nebbia, dal gelido tocco della fredda aria salmastra. Wow, Manny, posso avere una benda per l'occhio? Sì, assolutamente, sono un curioso anch'io. Posso chiedere cosa c'è sotto la tua benda? Perché so che non c'è un occhio. Oh, quando ero vivo avevo una benda come questa. Questa è solo per il dolore immaginario. Oh. E siccome l'orbita vuota fischiava come un gufo quando soffiava il vento di libeccio, così l'ho chiusa. Dolore immaginario, the Phantom Pain. Potrei avere bisogno di fermarmi per un po'. Si trova lavoro qui in città? Oh, c'è molto lavoro giù al molo. Ma è gestito dalla federazione. E davvero non ti ci vedo in quella federazione. Ehi, Manny, stavamo nel mezzo di una conversazione qui. Ehi, ehi, ok. Ok. Allora, il capitano ci ha fatto capire che non è bravo con i nomi. Noi abbiamo però questa foto, magari ci può aiutare almeno a ritrovare o comunque ad avere alcune informazioni sulla moglie di Celso. Hai visto questa donna? Oh, se è questa la donna che state cercando, accettate il mio consiglio. Scordatevela. Si è imbarcata qualche settimana fa su un bel cabinato a due posti. E non era sola. Povero Celso, povero Celso. Come sai che si è imbarcata da qui? Non ci credo. So che è un brutto colpo, piccolo, ma devi accettarlo. Ecco, guarda il mio registro se vuoi vederlo nero su bianco. 6 settimane fa, era un martedì, un biglietto per 2 persone. Ho rotto lo champagne sulla prua io stesso. Ehi, Manny, stavamo nel mezzo di una conversazione qui. Ehi, ehi, ok. Credimi, capisco quello che provi, figliolo. Anch'io ho perso una donna speciale. La salutai dal molo mentre usciva dal porto e non la vidi mai più. Come si chiamava? Il suo nome era S.S. La Mancia. Ma non fatemi parlare di lei. Ok, vado un attimo in pausa, ragazzi. E rieccoci, ragazzi. Perdonate, mia interruzione. Ho seguito, quello che ci è stato riferito dal capitano. La sua storia anche molto interessante, colpisce. Ovviamente lui faceva riferimento a una nave, a una imbarcazione. Ora, andiamo a riferire al nostro amico Celso quanto è accaduto con la sua donna. Che vi avevo detto, purtroppo la moglie di Celso è una stronza. Sì, mi spiace dirlo, ma è così. Non ricordo le parole che userà Manny Calavera. Spero avrò un po' di tatto, poverino.
Sono qui per riprendere quel bastone da passeggio. Sono qui per riprendere quel bastone da passeggio. L'ho rotto sulla testa di certi orrendi mostri nella foresta. Ah, grande. Scusate, Manuel, ma devo preparare il locale per l'apertura. D'accordo. Vi farò sapere se incontro vostra moglie. Sarà quella che chiederà del suo adorato Celso. Proprio no. Comunque ci ha fatto capire che è riuscito a superare le avversità grazie al bastone. Il registro di Velasco dice che la moglie di Celso ha trovato di che divertirsi. Andiamo. Celso, vostra moglie ha preso il largo 2 mesi fa con un altro uomo. Oh no. Oh no. È tutto qui dentro. Oh, Manny, esiste in natura una costante più certa dell'infedeltà delle donne. Dimenticatela. Madonna. Celso. Voi avete dimenticato la vostra? Andrò a cercarla. Prendete pure il mio lavoro. Questo straccio, almeno, non vi abbandonerà mai. Anche questa bussola vi sarà utile. Wow, ragazzi. Wow. Puoi scendere un attimo? C'è un cliente che sta chiedendo di te. Non mi piace fraternizzare con i clienti. Io credo che vorresti fraternizzare con questo. Sembra proprio il tuo tipo. Interessante. Ah, sembra una notte tranquilla. Guardate qui nella vecchia rubacava. Guardate l'ombra. Sembrerebbe una donna. Che sia Mercedes Colomar. Se n'è andata verso quella zona in cui cademmo un anno fa. Perché un anno è passato, avete visto? Il gioco si divide in anni. 4 con precisione. Il primo anno è andato. Qui inizia il secondo. E Manny, a quanto pare, si è fatto una carriera. Alla prossima.